Vabbè, è il bello della diretta, va bene. Sono Oreste Cosimo, sono un cantante lirico e essere un cantante lirico è sempre stato il mio sogno fin da quando ero bambino. Adesso ho 33 anni e sto perseguendo questo sogno, infatti l'anno prossimo avrò forse il mio debutto più importante, che è alla Deutsche Oper di Berlino, Deutsche Oper Berlin, e nei racconti di Hoffmann. Ciao a tutti, sono Amelie Heuss, ho 25 anni e io sono austriaca, vengo da Vienna. E io sono cantante lirica e un'attrice, e mi piace fare tutte e due. Adoro vivere in due mondi diversi un po', adoro avere sia l'opera che il film. E niente, adesso sono qui con Oreste e abbiamo anche un duo e oggi cantiamo. Sì, ma come? Non è che io ti ho fermato, scusa, che ne so, tipo hai da accendere. Vi dico io perché. Questo altro mio amico con cui stavo camminando diceva: ah, ma io conosco questo tenore, lo dobbiamo salutare, è bravissimo. Io non volevo farlo perché io sono sempre molto timida in queste cose. No, ma no, lasciamo stare. E poi alla fine l'abbiamo incontrato e... In realtà io non vedevo niente di te perché faceva freddo, era inverno e lui era chiuso con una sciarpa fino a Dovete qua. Dovete sapere che io avevo le mascherine. Tenevo le mascherine prima ancora che arrivasse il Covid, io avevo già la mascherina. Quindi era nera, queste che si usano per andare in bici. E quindi non vedevo niente da te, sì. In realtà. Però così ci siamo conosciuti. E quindi ci siamo incontrati così. Io appena l'ho visto ho pensato, mamma mia, quanto è bella. Vabbè, è meglio che non ci penso perché forse è troppo per me, forse è troppo. Non... Poi. E mio padre, siamo venuti ad un pranzo da mio padre e ad un certo punto ci fa: ma voi sapete che il vostro nome dice amore? Dopo 3 anni che stavamo insieme. Noi così, no, ma come? Com'è possibile? E da qui è nata l'idea di chiamare i nostri concerti, chiamare noi amore, perché i nostri iniziali fanno quello. E da lì è cominciata questa idea e abbiamo cominciato con amore, facendo tanti concerti e adesso siamo qua. Bellissimo. Amelie Am, Oreste Ore, che è la parola... Amore. Amore. Diciamo che la preparazione del programma del nostro duo è molto divertente, perché noi vivendo insieme e quindi lavorando spesso insieme, magari io un giorno canto un'opera in Germania, l'altro giorno lei canta un'opera da un'altra parte, quindi discutiamo sempre, perché cantiamo sempre nuovi pezzi, quindi discutiamo sempre cosa poter inserire nel programma dei nostri futuri concerti, quindi è molto divertente perché possiamo sempre offrire al pubblico qualcosa di diverso. E come ci prepariamo? È molto, diciamo che lavorare insieme non è una cosa facile, soprattutto per due persone che stanno insieme, perché... persone che hanno un ego grande. Sì, e soprattutto... Un ego enorme. Il problema è che quando ci prepariamo per un concerto, normalmente uno è teso, no? Quindi vengono fuori tutte le tensioni della coppia, non è come c'è uno sconosciuto, allora io dico vabbè, cerco di essere corretto, sì. Appena c'è qualcosa che non va io so esattamente cosa non mi piace e quindi subito. E noi siamo anche una coppia nella vita reale e questa è la bellezza di questo duo, che cantiamo di cose che parlano d'amore, ma in realtà siamo anche una coppia. Poi abbiamo a casa, io scelgo i pezzi più tedeschi ovviamente perché sono
tedesca, austriaca, e lui pezzi più italiani. No, e poi... ha detto che è tedesca. Quando lo dico io mi ammazza. Austriaca. Ha detto sono tedesco, questo mi ricordo, l'hai detto. E va bene, niente, quindi noi proviamo a casa e niente. A volte è divertente, a volte è pesante, però questo è anche il bello di questo duo. Questo è... La mia role model, la mia persona più importante, diciamo, è sempre stata Anna Netrebko, perché la conosco, cioè la adoro da quando sono bambina, quando ho 6-7 anni. È la cantante, diciamo, pop, che mi piace tantissimo, è Céline Dion, che credo che è fantastica. Io adoro Netrebko nella lirica e Céline Dion nel pop, e si può imparare tantissimo da entrambi. E tu? Per quanto mi riguarda, la domanda è un po' più difficile, perché io ho avuto tantissimi idoli, specialmente nella mia adolescenza, cominciando da Pavarotti e poi, forse prima di Pavarotti, addirittura Carreras, Pavarotti. E poi ci sono tantissimi altri cantanti che ho ammirato e dai quali ho studiato, per esempio Juan Diego Flores, Roberto Alagna, Rolando Villazón, per la passione. Da ogni cantante cerco sempre di prendere qualcosa di diverso. Anche Ramon Vargas, che l'ho conosciuto quando io ero ancora bambino e studiavo da solo nella mia cameretta, perché dove sono nato io, a Crotone, non c'è un teatro d'opera, quindi io non ho mai visto un'opera fino a 20 anni, quindi la guardavo soltanto al computer, soltanto tramite video. E poi questo grande cantante che è Ramon Vargas adesso è diventato anche il mio maestro qui a Vienna, quindi sono... Cioè, immagina che dovevamo stare insieme tutto, cioè... Con lui? Ma no, non si può, assolutamente no. Noi stiamo benissimo così, siamo contenti di avere il nostro spazio ogni tanto, di stare da soli. Cioè, e più poi... di un mese, due mesi, va bene, però poi... E poi basta. Poi basta, sì. Però anche una cosa bellissima è che rimane il fuoco nelle relazioni. Per noi funziona benissimo. Sì. Io sono molto grata del fatto di aver trovato uno con cui posso fare musica in questo modo, che non è una cosa scontata, e quindi per questo sono molto grata, perché ci troviamo molto bene musicalmente sul palcoscenico, c'è un'energia fantastica. E cosa mi aspetto del futuro? Mi aspetto che potremo fare tantissimi concerti ancora, cantare in tantissimi posti diversi, girare il mondo. Questa sarebbe per me la cosa più bella, fare insieme a te. Sì, assolutamente. E io sono grato di aver trovato, no, questo non c'entra molto con la musica, però lei è una persona con cui posso essere al 100% onesto, e questa è una cosa molto importante.
e per il futuro noi ci aspettiamo di... facciamo tanti progetti, di comprare una bella casona, insomma, no, una villa con una stanza solo per il pianoforte, completamente insonorizzata, perché abbiamo spesso problemi della gente che ci bussa alla porta per dire dovete fare un po' più piano, invece no, ci piace fare i nostri progetti, non sappiamo ancora dove andare a vivere, insomma, sì. Se quale città scegliere. Si vedrà.